da urbanista, nel senso da, vorrei farla da uomo della strada. Allora, io ritengo scientificamente che il problema del traffico sia un problema risolvibile solo in sede di pianificazione urbana e territoriale. Il traffico è in funzione di un assetto del territorio, della dislocazione nel territorio di determinate funzioni e dell'organizzazione dei collegamenti non solo viari ma anche dei mezzi di trasporto. Bene, questa legge sul traffico, che è uno dei problemi non secondari sia a livello urbano che a livello regionale, perché si parla e si spendono molti soldi nell'aumentare circonvallazioni e altre autostrade, altre, mentre si lascia completamente andare in malora tutto l'apparato del ferro, delle ferrovie, eccetera, eccetera, non si fa cenno, come se il traffico fosse un problema a sé stante da risolvere in maniera fuori da qualsiasi principio di assetto. D'altra parte è ignorato anche, non solo questo è il consumo del suolo, è, manca anche un'idea di assetto della regione. La Toscana l'anno scorso ha connesso la nuova legge urbanistica a un disegno di piano paesistico territoriale della Toscana, altrimenti la legge su che cosa si basa se non sulla base di una ipotesi di assetto territoriale ben preciso?